classici. Quindi Paola Brilli consegna a David Brogi, il primo scultore di questa rassegna, l'assegno di 500 euro offerto dall'associazione Ruart, un premio molto significativo. Sì, volevo ringraziare come ogni anno il Comune di Livorno, l'associazione Ruart, perché permette questo premio. Per noi è un modo per ricordare mia zia, infatti saluto anche l'ufficio cultura dove lei lavorava quando, insomma, ci ha lasciato. Di fatto noi ricordiamo mia zia Daniela ogni minuto della nostra vita, però in questa occasione il suo ricordo si innalza all'ennesima potenza e questo ci rende estremamente felici. E, tra l'altro, ho conosciuto questo artista poco fa e devo dire che sono colpita dal fatto che una delle grandi passioni di mia zia era proprio la terracotta, ne abbiamo parlato, era una delle sue ultime passioni e quindi chissà, a volte un filo lega il destino. E quindi ho trovato una persona di estrema sensibilità e questo secondo me porta dei vantaggi enormi all'arte. E quindi ho letto una sua frase: finché c'è arte c'è speranza, e quindi ti saluterei con questa frase. Ringrazio, sono stati 15 giorni bellissimi, accompagnati da risate e tanta serenità. Accanto a uno stand del grande Cesare Braccini, che tutti sicuramente qua conoscerete, che magari mi ha raccontato 18 volte la solita barzelletta, però mi sono divertito tanto. Ringrazio tutta Livorno. Vorrei qui l'assessore, se possibile. Assessore Velaese, convocato l'ufficio sul palco. Prego. Sì, indirettamente sì. Io, se tutti vi sono d'accordo, chi mi conosce sa come agisco d'impeto. Per certi tratti vi posso assicurare che rappresento un po', mi ci trovo bene col carattere livornese. Quindi il mio premio vorrei che sia devoluto a una famiglia di Livorno che ha bisogno. Contributo splendido, momento di grande emozione, credo che l'assessore non possa non ringraziare. Che dire, sono veramente senza parole, perché questi esempi commuovono veramente, quindi grazie di cuore. Io porterò questo all'assessore Dingini, che si occupa del sociale, e vi faremo sapere a tutti quanti a chi è andato questo contributo. Grazie di cuore a nome della città, grazie veramente. Grazie Livorno. Grazie a te. Rivolgendosi al registro emozionale, consegna il premio l'assessore alla cultura del Comune di Livorno, Francesco Belais, a Marco Dolfi. Di fatto è inserito vincitore del premio Rotonda 2016. Vincitore. Cedo la parola a Roberto Russo per una breve interlocuzione con il vincitore del premio. Sì, Marco, a te ti avevo letto sui libri, quindi a te non ti, come tanti, conosco sul momento. Quindi vorrei capire da te, che sei una vecchia volpe delle tele, dov'è che finisce il quadro e inizia l'emozione? Cioè, per te un premio così, qual è il suo valore che dai? Perché spesso a una certa età, nel senso di esperienza, si pensa cosa lascio, che cosa ho fatto, dove voglio arrivare ancora, cosa posso fare per sfondare. Allora, che valore ha il premio rispetto a tutto questo percorso?
Ma dunque, io dipingo da sempre, anche se è una frase fatta, ma da sempre, perché fin da piccolo, da ragazzo. I premi sono sempre una piccola soddisfazione, una soddisfazione perché vuol dire che c'è stato un gruppo di persone che hanno apprezzato il tuo lavoro. Il mio è un lavoro di emozione, cioè non dipingo soltanto quello che mi piace, che sento, che mi dà un'emozione. Vincere un premio, io ho vinto, lo dico così, diversi premi in giro per l'Italia, ma vincere un premio a Livorno è sempre una soddisfazione doppia, perché Livorno è la città d'arte per eccellenza. Io credo che non esista una famiglia dove non ci sia stato o c'è un pittore. Quindi io di Viareggio venire a Livorno e vincere il primo premio, la Rotonda, un premio del 1953, forse il più antico d'Italia, un premio importante, è chiaro che la soddisfazione è tanta. Sono venuto qua felicissimo stasera, però lasciatemelo dire una nota che mi ha rattristato moltissimo, è che io non sapevo la scomparsa di Annalisa Demi. Annalisa Demi è stata una mia allieva all'Accademia di Belle Arti di Carrara, una ragazza stupenda, bellissima, con un sorriso che riusciva a contaminare tutta l'aula quando veniva. Abbiamo fatto delle discussioni di arte, era una ragazza sensibilissima e questo mi ha lasciato l'amaro in bocca per una serata bellissima. Un applauso veramente sentito a questa ragazza straordinaria che se lo merita. Quindi che dire di più? Grazie, grazie all'organizzazione, grazie alla giuria che ha apprezzato il mio lavoro. Però, come dico sempre anche a tutti, ai miei studenti, che sono contento, vuol dire che è un quadro che è stato apprezzato. Io domattina alle 7:30, alle 8 sono nello studio con la speranza di fare un quadro migliore di quello che ha vinto stasera. Ricordiamo che tu vieni da Viareggio. Come Viareggio dedicò non molto tempo fa una bellissima giornata, una bellissima mostra allo stesso, alla figura e alla memoria di Mario Borgioni.